Attenzione al territorio e alle sue peculiarità, ma anche agli uomini dell'arma che quotidianamente garantiscono la sicurezza e la legalità ai cittadini. Sono i primi obiettivi che il neo comandante provinciale di Salerno Riccardo Piermarini si prefigge. Questa mattina il cambio della guardia, la presenza del generale di divisione Carmine Adinolfi e dei tanti ufficiali del comando provinciale dei carabinieri di Salerno. Il colonnello Piermarini, al suo primo incarico al comando di una compagnia, approda a Salerno dopo aver guidato il reparto di rappresentanza dell'arma al comando generale di Roma. Un territorio anche abbastanza non difficile ma sensibile a delle tematiche. Avete puntato molto oggi nel lanciare i messaggi che sono volti sicuramente alla vicinanza maggiore del cittadino, alla collaborazione, alla prevenzione. È un passaggio importante quello della collaborazione, della vicinanza alla popolazione. Sono estremamente entusiasta di questo nuovo impegno, di questo incarico. Sono altresì estremamente contento, come è stato rappresentato poc'anzi, di poter contare su una collaborazione di professionisti dell'arma, sulla generosità incondizionata di questi uomini che anche nel passato, nel presente, stanno dando concreta prova di intervento sul territorio, di conoscenza del territorio, di prevenzione e di repressione dei fenomeni che si presentano nel tempo. E soprattutto, ecco, su queste risorse umane andrà una particolare attenzione nella piena consapevolezza che diventa questo lo stimolo principale per continuare a rafforzare i rapporti con la popolazione. La cosa più importante è la continuità con quello che è stato fatto, che è in atto, che mi sento di esprimere e credo che sia stato proprio il messaggio con la presenza oggi del nostro comandante della Legione Campania e alla presenza del collega e amico colonnello Parrulli che lascia l'incarico, per cui questo mi sento di dire. Sicuramente continueremo in sinergia e in segno di continuità. Per le problematiche ovviamente ci sarà tutto l'impegno e l'entusiasmo per cercare di avvicinarle progressivamente con l'attenzione che meritano sul territorio. Un passaggio di consegne ufficiale stamane al colonnello Piermarini da parte del colonnello Fabrizio Parrulli in partenza per la capitale. Consigli non si danno ai successori, si augura soltanto di migliori fortune e di continuare a lavorare bene così come ha fatto finora. Un momento di riflessione e di gratitudine nei confronti di chi lascia, nel caso specifico il colonnello Parrulli, che ha lavorato molto bene e ha ottenuto degli eccellenti risultati. Di riflessione su quello che dobbiamo fare per continuare a lavorare in questa direzione, e il collega che assume il comando, il colonnello Piermarini, sicuramente ha tutte le qualità umane e professionali per garantire questa continuità, che è fondamentale per la sicurezza dei cittadini sul territorio.